Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar che Impresa City e G11 Media hanno organizzato con Sophos e Partec. Ci occuperemo di sicurezza anche oggi, in particolare ci occuperemo di servizi gestiti per la sicurezza. Spiegheremo poi perché più in dettaglio i servizi gestiti di sicurezza stanno diventando una componente fondamentale nella strategia di cyber security delle imprese. Oggi siamo con Walter Narisoni, che è Sales Engineering Manager di Sophos. Buongiorno Walter. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno E con Michelangelo Berti, che è Marketing Manager di Partec. Buongiorno a Michelangelo. tutti. Allora, parliamo di sicurezza, qualcuno incomincerà anche a pensare che ne parliamo troppo, però in realtà il tema è fondamentale e non a caso, come abbiamo sottolineato in altri eventi, anche le Nazioni Unite considerano la cyber security uno dei problemi fondamentali per le aziende e per i cittadini di tutto il mondo. Il terzo dopo problemi sicuramente molto più di impatto per tutte le popolazioni, come l'emergenza climatica o i disastri ambientali. Perché in questa fase è diventato ancora più importante parlare di cyber security? Perché stiamo vivendo quella che per certi versi si potrebbe considerare l'epoca d'oro del cybercrime, probabilmente non l'ultima epoca d'oro, ma sicuramente una delle più evidenti, perché l'evoluzione che hanno avuto le infrastrutture IT e il cybercrime stesso sta portando a una grande predominanza di attacchi pericolosi. Dico questo perché le infrastrutture IT sono cambiate anche grazie alla spinta della digitalizzazione portata dalla pandemia. Sono sempre più distribuite, sono sempre più frammentate e diversificate. Diventa quindi sempre più difficile controllarle. Le risorse IT aziendali possono trovarsi ovunque, on-premise, negli ambienti di edge computing, in cloud, nelle sedi decentrate. E tutte sono potenzialmente appetibili perché contengono quello che è il gioiello delle aziende oggi, ossia i dati. Parallelamente è cambiata anche la criminalità informatica. Dobbiamo abbandonare l'idea che il cybercrime sia portato avanti da pochi singoli, volonterosi ma non molto organizzati. È una vera e propria industria. Anche le forze dell'ordine italiane nel loro report al governo hanno già sottolineato come il cybercrime stia diventando una componente della criminalità organizzata che ben conosciamo da decenni. Parliamo quindi in Italia e fuori dall'Italia di gruppi davvero molto organizzati, con notevoli risorse e notevoli competenze tecnologiche, anche superiori a volte a quelle delle aziende che vengono attaccate. Il risultato è quello che abbiamo visto probabilmente con grande evidenza negli ultimi 6-12 mesi, una recrudescenza di attacchi. Le aziende portate addirittura alla ribalta dei giornali non tecnologici, dei quotidiani nazionali, perché le loro attività sono state bloccate più volte. Ci sono molte ricerche, molte analisi che descrivono in dettaglio cosa è successo. Oggi siamo con Sophos, per cui vi do giusto qualche risultato di uno dei report più recenti di Sophos sullo stato del ransomware nel 2021. A livello globale il 37% delle imprese è stato attaccato con un attacco ransomware di successo. In Italia questa percentuale è un po' più bassa, ma non tanto, 31%, quindi parliamo di un terzo delle aziende potenzialmente attaccabili. Nella maggior parte dei casi gli attaccanti riescono effettivamente a cifrare i dati aziendali, quindi effettivamente a rapirli e a chiedere un riscatto, riscatto che mediamente oggi si aggira intorno ai 170 mila dollari, però sappiamo che nei casi più eclatanti, quelli che poi finiscono sui giornali, i riscatti sono molto più elevati, parliamo di cifre da milioni di dollari. Però non è tanto quello il punto, perché ormai molte aziende hanno capito che pagare il riscatto serve fino a un certo punto, non è detto che sia davvero un valore. Il problema è che comunque in ogni caso recuperare da un attacco ransomware è un processo lungo, complesso e costoso, che mediamente in Italia, sempre secondo i dati di Sophos, richiede circa 600 mila dollari. Per aziende più grandi le cifre ovviamente sono superiori. La consapevolezza positiva delle imprese in Italia non solo è che di fronte a un volume di attacchi, una diversificazione delle minacce come quella che stiamo vivendo in questi mesi, non tutti possono farcela da soli. Forse le grandi aziende hanno le risorse e le competenze per difendersi, ma non è nemmeno detto. Sicuramente le realtà meno grandi, meno dotate di risorse, non ce la possono fare. Partendo da questa consapevolezza, si cerca di affrontare
le minacce della sicurezza in una maniera semplice e gestibile. Ed è il motivo per cui il concetto dei managed services sta diventando sempre più importante e se ne parla sempre di più. Per questo io volevo subito entrare nel vivo del dibattito e chiedere a Michelangelo una piccola introduzione sui managed services, cioè incominciare a spiegarci cosa succede e come possono essere utilizzati. Prego. Grazie Francesco. In estrema sintesi, un managed service è un servizio che viene preso in carico, erogato e controllato da un fornitore esterno, il quale assume il nome di managed service provider. È una forma di delega, di fatto, di un perimetro di attività che normalmente dovremmo eseguire noi, ma in questo caso viene ceduto a un terzo. Questa delega può assumere assolutamente delle forme diverse in funzione di una serie di parametri, ad esempio la criticità del servizio, se vogliamo proprio parlare del discorso della sicurezza. Proviamo a fare un esempio chiarificatore per tutti. Quando decidiamo di proteggere la nostra abitazione, acquistiamo e facciamo installare da un professionista un allarme tradizionale. Questo, a fronte di un'effrazione, può suonare, eventualmente inviare un SMS al padrone di casa e, se opportunamente configurato, può anche effettuare una chiamata alle forze dell'ordine. Ecco, questo è l'equivalente di un classico prodotto di sicurezza, indifferentemente hardware o software, che sì, fa delle operazioni attive, ma di fatto produce poi delle notifiche, degli allarmi che dovranno essere analizzati, gestiti da uno specialista. Oggi il mercato si è evoluto e iniziano a esserci una serie di servizi in abbonamento che attraverso un canone per il quale paghiamo un canone mensile che include il noleggio delle componenti dell'allarme, un presidio che ne verifica il corretto funzionamento e le guardie giurate che intervengono a fronte di un allarme conclamato. Questo è effettivamente un servizio di sicurezza gestito. Qual è la principale differenza con l'allarme tradizionale? Che c'è qualcuno che lavora al posto nostro e va a sopperire a due importanti carenze. La prima è il tempo, perché non possiamo passare la nostra giornata davanti, ad esempio, alle telecamere, e dall'altra parte le competenze. Noi non siamo addestrati, né tantomeno abbiamo il distintivo di guardia giurata. Ecco, da questo scenario nasce poi spontanea una domanda, no? Cioè, i produttori della cyber security negli anni passati hanno spesso sottolineato come la cosa fondamentale fosse scegliere il prodotto giusto. Oggi, correttamente secondo noi, stanno evolvendo verso una logica del servizio. Tu in parte hai già anticipato la risposta, ma ti faccio la domanda in maniera chiara. Come mai la maggior parte dei vendor sta seguendo questa strada? La risposta più naturale che potrei darti è che la sicurezza è un processo e non un prodotto. E anche i principali vendor di sicurezza hanno compreso questo concetto. Spiego meglio. Le aziende si dotano e possono dotarsi in generale delle migliori tecnologie hardware o software per proteggere la propria azienda. Ma queste tecnologie andranno inevitabilmente a scontrarsi con l'organizzazione interna e quindi con le persone che, purtroppo, come sappiamo, rappresentano spesso l'anello più debole della catena. Ciò porta inevitabilmente a andare a penalizzare l'intera sicurezza dell'azienda e in alcuni casi potrebbe addirittura impattare sulla reputazione del vendor. Sia chiaro, la protezione della rete, dei server e degli endpoint è un elemento imprescindibile, rappresenta la base, ma non è sempre sufficiente per proteggerci al 100% dai moderni attacchi informatici. Rilevare una minaccia e reagire tempestivamente richiede al giorno d'oggi risorse e competenze che non sono accessibili a tutte le aziende, e in particolar modo quando andiamo a parlare di piccola e media impresa o in generale di aziende non IT, che al giorno d'oggi campano grazie all'IT e il loro core business si fonda su quello, ma non hanno una forte cultura interna. Sì, perché uno dei temi che spesso viene affrontato, magari non così evidenziato come dovrebbe essere, che il business delle aziende poi non è occuparsi di sicurezza, non è occuparsi di tecnologia, ma fare la propria attività. Quindi partendo da questo punto di vista, delegare la sicurezza, quali vantaggi principali dà per le imprese oggi? Allora, la prima cosa che dobbiamo considerare è che un servizio gestito di questo tipo consente a tutti i clienti di fruire delle risorse e delle competenze di un SOC, cioè un Security Operations Center, senza però doverne gestire uno interno all'azienda.
Per non restare troppo sul vago, bisogna considerare che predisporre un team di specialisti organizzati per garantire la turnazione sulle 24 ore, coprire i periodi di ferie e di malattia, ha un costo aziendale non inferiore ai 400.000 euro l'anno. E a questo dobbiamo poi sommare gli eventuali costi per gli spazi, piuttosto che la strumentazione, hardware e software che dovranno utilizzare. E stiamo parlando poi di una risorsa sola, di una persona sola presente alla volta. Se noi volessimo giustamente far scalare questo team, dovremmo vedere al rialzo queste cifre. Ciò spiega molto chiaramente perché questo genere di servizi è stato spesso considerato un lusso riservato soltanto alle poche grandi aziende che magari operano nei settori più critici, ad esempio telco, finance, energia, trasporti e così via. Le PMI, anche quelle che ad oggi appunto fondano il loro business sull'IT, difficilmente riescono a permettersi un servizio di questo tipo. Ecco, un managed security service come quello che andremo a vedere, che vi presenterà Walter, consente di fruire di servizi come l'analisi proattiva, la gestione degli incidenti in tempo reale, la produzione della reportistica, nonché, anzi, soprattutto le attività di remediation, attraverso un canone mensile finalmente sostenibile anche da aziende decisamente più piccole o più in generale con un budget decisamente più modesto. Quindi semplificare le cose, delegare, avere in generale uno scenario più semplice nella gestione della cyber security. Questa però è l'opinione del sistema integrator, che vede una parte del processo. Chiaramente è interessante anche avere l'opinione dell'azienda, del vendor tecnologico, e poi tutte queste cose le deve effettivamente implementare e rendere disponibili a clienti che hanno dimensioni, competenze ed esigenze diverse. Per cui io passo la palla e anche il segno del comando a Walter. Walter, cosa significa per un vendor di security approcciare il tema di Managed Security Services? Significa fondamentalmente costruire un team adeguato per dare, come diceva poco fa il collega, dare ad aziende che non possono permettersi l'assunzione di persone un servizio di threat detection, cioè di gestione delle minacce, ad un costo che è un costo adeguato per il tipo di azienda. Tenete conto che oggi le risorse disponibili per fare questo tipo di mestiere non sono tantissime, le aziende tendono a rubarsele l'une con le altre, quindi oltre al fatto di trovarle, pagarle, poi bisogna anche tentare di tenersele, e anche questa parte diventa complicata soprattutto per aziende che magari non hanno un budget elevato e che quindi rischiano di, una volta trovate, perderle perché qualcun altro gliele porta via. Ok, quindi passando dalla teoria alla pratica, illustraci un primo esempio di servizio gestito. Diciamo che Sophos ha tra i suoi servizi quello che viene chiamato Managed Threat Response o Managed Threat Detection, alcuni vendor lo chiamano con la D al posto che con la T. Che cos'è un servizio di questo genere? È un servizio fatto da esperti che lavorano 24 ore su 24 e come mestiere fanno quelli che vengono chiamati i threat hunter, i ricercatori di minacce. Quindi sono persone che sono skillate perché hanno le competenze, hanno, diciamo, l'esperienza perché lo fanno come mestiere 8 ore al giorno, quindi hanno anche l'occhio, serve l'allenamento anche per capire se si è sotto attacco o meno. E soprattutto per quanto riguarda Sophos, hanno alle spalle dei laboratori che gli danno le informazioni fresche di giornata. Quindi cosa sta succedendo in questo momento? C'è un nuovo tipo di attacco? C'è una nuova metodologia di attacco? Ecco, queste informazioni arrivano direttamente al team di esperti. Fondamentalmente Sophos dispone di diversi tipi di licenze. Diciamo che ci sono delle licenze che sono licenze di protezione, quindi sono software, e altre licenze che invece sono licenze di servizio. In questa slide vedete un po' riassunto. Il nostro oggetto, che si chiama Intercept X Advanced, è la protezione Next Generation per gli endpoint. Questo tipo di prodotto è in grado da solo di andare a bloccare ciò che riconosce come malevolo e quindi blocca tutto ciò in autonomia senza bisogno di intervento dell'operatore. Associato a questa licenza si può mettere la licenza che viene chiamata XDR, che è una licenza che mi dà i dati per poter operare come threat hunter, come ricercatore di minacce. Il problema qual è? Che oggi con gli attacchi sofisticati che abbiamo, tenete conto che oggi la gran parte degli attacchi avvengono in manuale,
La prima fase dell'attacco è fatto utilizzando strumenti automatici, cioè i cattivi utilizzano strumenti automatici per trovare il punto di ingresso, che può essere una macchina esposta male piuttosto che una macchina con una vulnerabilità. Una volta che hanno trovato il punto di ingresso, tutto quello che succede dopo spesso avviene in manuale senza che l'attaccante metta alcunché sui computer, sfrutta gli strumenti che ci sono a bordo dei computer. In questo contesto quindi diventa difficile per un antivirus andare a bloccare un qualcosa che potrebbe essere lecito, perché appunto gli strumenti amministrativi spesso vengono usati giustamente dagli amministratori di sistema. Di conseguenza sono nate queste soluzioni XDR che mi permettono di recuperare i dati che, dati in mano a qualcuno che conosce molto bene l'infrastruttura dell'azienda e sa cosa ricercare, gli permette di capire se una determinata azione è un'azione cattiva o un'azione buona. Ovviamente per utilizzare un XDR occorre avere delle competenze di threat hunting, da lì il motivo per cui abbiamo associato a questo tipo di prodotto un servizio che è il servizio di MTR, Managed Threat Response, cioè la parte di threat hunter lo facciamo noi utilizzando lo strumento che mi dà i dati. In più abbiamo un'ulteriore licenza, che è la licenza Rapid Response, di cui poi parleremo, che è il pronto intervento. Sono sotto attacco, non avevo preso una licenza MTR iniziale, un SOC che mi teneva sotto occhio l'infrastruttura 24 ore su 24, quindi mi ritrovo a dover affrontare un attacco, chiamo i vigili del fuoco che mi aiutano a spegnere l'incendio. Il problema qual è? I servizi MTR in giro oggi ce ne sono tanti, ma ce ne sono tantissimi servizi che oggi vi danno la detection ma non fanno le azioni di remediation. Cioè, molti vendor, se prendo questo tipo di servizio, mi notificano che sono sotto attacco, mi danno delle indicazioni per riuscire a risolvere l'incidente, ma non agiscono. Il problema è che, soprattutto sulle aziende di una certa dimensione dove magari non ci sono grandissime competenze o ancora peggio, dove magari non c'è il presidio 24 ore su 24, il fatto che il vendor mi avvisa che c'è in atto un attacco e non reagisce, potrebbe succedere che durante la notte succede di tutto e la mattina mi ritrovo l'azienda completamente ferma. Quindi è fondamentale per noi il fatto che un servizio di questo genere deve dare anche la parte di azione, la parte di remediation. Ed è infatti quello che facciamo, un servizio 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, che non si ferma all'investigazione, ma fa anche la parte di bonifica, cioè buttiamo fuori i cattivi dall'ambiente e consegniamo, tra virgolette, l'ambiente pulito con il cattivo fuori dall'ambiente stesso. Ovviamente i nostri threat hunter utilizzano una particolare metodologia per fare questo tipo di mestiere, che è un po' quella che vedete in questo schema. Utilizzano gli strumenti che abbiamo all'interno della piattaforma dell'antivirus per recuperare i dati che gli servono per osservare quello che sta succedendo. Questo tipo di osservazione, tra l'altro, è arricchita dall'intelligenza artificiale, che dà evidenza delle cose più critiche da andare a analizzare. L'intelligenza artificiale è veramente un ottimo strumento per avere la parte di detection, non è tanto brava a fare direttamente la remediation, da lì il motivo per cui servono poi ad associare all'intelligenza artificiale anche delle persone. Le persone, attraverso appunto l'intelligenza artificiale che già mappa tutto quello che vede sui vari framework che si usano oggi per fare threat detection, come il Mitre ad esempio, decidono quali sono le azioni che devono essere fatte e a quel punto agiscono e ancora una volta poi ritornano nel loop per vedere, osservando, che cosa è successo ed eventualmente se c'è bisogno di fare ulteriori tipi di azioni. Il servizio può essere impostato in tre modalità e le tre modalità sono decise dall'utente, dall'amministratore e non hanno costi differenti, nel senso che nel momento in cui io prendo servizio posso anche cambiare tutti i giorni la modalità. Le tre modalità sono Notify, Collaborate e Authorize. Notify cosa significa? Facciamo soltanto notifica, quindi se il cliente decide che vuole fare tutto lui, la parte di remediation, impostando questa modalità, quello che succede è che a fronte di un incidente il mio SOC manda una notifica con il dettaglio dell'incidente e le azioni che devono essere fatte per buttare fuori il cattivo dalla rete. Se sono in collaborate mi viene chiesto che cosa deve essere fatto dal SOC e cosa vuole fare il cliente. Se sono in authorize ovviamente intervengo e faccio anche la parte di bonifica e alla fine della bonifica mando il report di quali sono state le azioni che sono state necessarie per la bonifica. Ovviamente, come
potete intuire, la gran parte dei nostri clienti sono in modalità auto-rise, perché è quella che mi consente di dormire tranquillo, soprattutto se non ho presidio notturno, anche perché i nostri laboratori ci dicono che la gran parte degli attacchi avvengono nel periodo in cui non c'è tanto presidio, quindi di notte, nel weekend, durante le festività. E se non ho un presidio, se sono nelle altre modalità, rischierei poi di trovare al mio rientro in azienda una situazione decisamente poco gestibile. Poi esistono due tipi di licenze, la standard e l'advanced. Nella standard c'è tutto quello che vi ho raccontato fino adesso, con in più anche il fatto che mi fanno un controllo per capire se l'antivirus è stato impostato correttamente. Nell'advanced vengono aggiunte un po' di cose. La prima tra tutti, il fatto che non fanno ricerca soltanto a fronte di un'evidenza di un segnale di compromissione, cosa che avviene nella standard, cioè nella standard ci deve essere un segnale, anche minimo, un'applicazione strana, una comunicazione di rete strana, un segnale minimo che fa partire l'indagine. Nella licenza advanced fanno anche quella che viene chiamata leadless threat hunting, cioè anche se non ci sono segnali di compromissione, ma sappiamo che in un dato periodo stanno attaccando le aziende fatte in un certo modo, gli oggetti di un certo tipo, esempio pratico, nel periodo di agosto con la vulnerabilità di Exchange, sapevamo che stavano attaccando gli Exchange, tutti i clienti advanced hanno avuto il beneficio che i nostri threat hunter facevano una verifica preventiva anche in assenza di segnali di compromissione sull'Exchange server dei nostri clienti sotto questo servizio. Poi, oltre a questo, c'è la possibilità di chiamare direttamente il SOC, avere delle call di review, il SOC dà anche dei suggerimenti su come è fatta l'infrastruttura, come migliorarla e soprattutto mi avvisa se vede macchine non protette che stanno all'interno dell'infrastruttura. In più ci sono quelli che vengono chiamati MTR connectors, nel senso che con la componente standard teniamo d'occhio soltanto l'antivirus. Con invece la componente advanced, tutti i prodotti di Sophos installati vengono tenuti sotto controllo da SOC e MTR e quindi gli do ulteriori strumenti per poter reagire rapidamente. Fate conto che è un servizio che ha dei target di intervento molto stringenti, come potete notare. È un, come vi dicevo, un servizio 24 ore su 24 e come target abbiamo che di avere la detection entro 2 minuti, quindi entro 2 minuti da quando sta succedendo qualcosa io ho già la detection nel mio SOC e l'intervento entro 20 minuti e normalmente entro 60 minuti abbiamo buttato fuori il cattivo dall'infrastruttura. Poi ovviamente ci sono tutta la parte di indagine che può durare anche qualche cosa in più, dipende dal tipo di attacco, ovviamente sono dei target, non sempre è fattibile di riuscire a gestire questi target perché dipende fondamentalmente dall'attacco. E giusto per darvi un esempio di un caso concreto, questo è un caso che poi tra l'altro potete trovare sul nostro sito dentro nella parte di MTR Casebook, dove pubblichiamo ogni tanto qualche caso successo. È un caso particolare perché qua l'indagine non è partita da un segnale di compromissione, ma da un messaggio di un cliente che diceva che un'altra azienda simile alla sua era stata attaccata e da lì ha chiesto al team MTR di dare un occhio di a cosa stava succedendo. Il team MTR è intervenuto nei 15 minuti, hanno iniziato a fare le verifiche, hanno visto che non c'era particolari cose in atto, a parte un JavaScript strano che era presente sulla macchina. Normalmente un team MTR non fa altro dopo questa parte, però nel nostro caso abbiamo voluto controllare un po' di più, per cui questo JavaScript è stato spedito ai nostri laboratori. Da lì vedete come anche il fatto di avere alle spalle un laboratorio antivirus è fondamentale. Il team nei Sophos Lab hanno iniziato a analizzare il JavaScript, hanno visto che all'interno c'erano dei segnali ulteriori di possibili sfruttamento di ulteriori tecniche di attacco ed effettivamente hanno rilasciato una serie di indicatori di compromissione, cioè una serie di dettagli su cosa cercare all'interno dell'ambiente legato a questo JavaScript. Effettivamente nel giro della seguente oretta è stato possibile da parte del team MTR andare a recuperare tutti gli oggetti che erano all'interno di questo ambiente, andarli a bonificare e restituire di nuovo l'ambiente pulito direttamente al cliente. Tenete conto che in questa fase il cattivo non è riuscito a fare assolutamente niente, perché il JavaScript non lo aveva ancora lanciato, era riuscito soltanto a posizionare alcuni file che non erano ancora stati lanciati, da lì il motivo per cui non avevamo ancora avuto particolari notifiche all'interno del SOC, ma
ha agito fondamentalmente il nostro SOC prima che potessero esfiltrare dati, prima che potessero fare danni, e il cliente sostanzialmente non ha avuto grandi conseguenze da questo tipo di attività. Bene, una storia a lieto fine, ma che tra le altre cose ci permette di entrare un po' nelle technicalities dei managed services, quindi entrare un po' in dettaglio. Sicuramente questo favorisce le domande da parte del pubblico. Informazione logistica, potete iniziare a farle già adesso se volete, poi le affronteremo nella parte di Q&A finale. Dammi il segno del comando, grazie. E mi fa piacere che abbiamo sottolineato il tema della rapidità, perché poi oggi il costo della cyber security è spesso un costo di rapidità. Tu hai raccontato un caso in cui tutto si è svolto velocemente, mentre sappiamo che poi da tante indagini che ci sono state, molte aziende hanno mantenuto attaccanti in rete per giorni o settimane, ed è chiaro che oggi, quando accade una roba del genere, l'attaccante ha modo, diciamo così, di divertirsi, per cui poi quando il povero CISO torna il lunedì mattina, visto che gli attacchi, come giustamente dicevi, avvengono spesso di notte durante il weekend, il lunedì mattina diventa veramente un brutto lunedì. Se avete avuto anche voi dei brutti lunedì, parliamone, nel senso che abbiamo qui il nostro primo sondaggio in cui vi chiediamo di darci una vostra indicazione su come affrontate i problemi della cyber security. Qui vi chiediamo sostanzialmente se li affrontate attraverso risorse interne o se avete già incominciato a delegare all'esterno. Potete votare direttamente dalla finestra del webinar e poi noi commenteremo la situazione che vedremo dopo la conclusione del poll. Quindi iniziamo con le votazioni stile X Factor. Nel frattempo magari io chiedo a Walter due parole in più sul tema della rapidità, ne parliamo in dettaglio dopo, ma effettivamente sta diventando la parte fondamentale nelle strategie di cyber security. Assolutamente sì, la rapidità è fondamentale per non avere danni enormi, anche perché poi lo vedremo nel secondo caso che presenterò, spesso, come dicevi, l'attaccante prima di palesarsi e quindi di essere evidente all'interno dell'azienda può fare delle azioni che non sono visibili, e queste azioni possono durare anche settimane. E se l'azione è un'esfiltrazione di dati che poi porta alla pubblicazione di questi dati da qualche altra parte, potrebbe essere veramente rischioso e soprattutto un danno d'immagine enorme per l'azienda. Certo. D'altro canto è quello che abbiamo visto, cioè casi in cui la rapidità o meno nell'affrontare il problema diventa poi un costo. Abbiamo avuto anche casi particolari negli anni passati in cui gli attacchi hanno riguardato via ransomware le operation, e quindi aziende che sono effettivamente assurde agli onori della cronaca, ma ne avrebbero fatto volentieri a meno, in cui ogni giorno era qualche milione o decina di milioni di dollari in più. Vediamo com'è andato il sondaggio. Ok, vedo che state continuando a votare e che c'è una distribuzione dei voti abbastanza stabile, per cui la prenderei come quella definitiva. Allora, già un terzo circa del nostro pubblico ha un SOC interno che gli permette di affrontare i problemi di sicurezza. Un quarto si delega all'esterno e, soprattutto importante, un terzo non sa, non risponde. Quindi diciamo che c'è una certa incertezza nelle aziende anche rispetto a come viene gestita la cyber security. Il tema del SOC interno può essere l'inizio di un dibattito. Tu cosa dici, Michele? Assolutamente sì. Abbiamo visto che è ormai imprescindibile avere degli specialisti di sicurezza all'interno dell'azienda, ovviamente anche scegliendo un managed service in ambito cyber security. Comunque dobbiamo avere qualche interlocutore interno che comprende queste dinamiche, perché come giustamente spiegava Walter, non possiamo assolutamente delegare le cose senza avere nessuna cognizione di causa. Comunque sia, dobbiamo avere degli strumenti interni per gestire la sicurezza e dobbiamo avere un interlocutore o più che parla poi col fornitore, con la terza parte, che ovviamente poi gestisce la parte più tecnica e più complessa, che magari va al di fuori delle nostre competenze. Quindi sono risultati ragionevoli. Trovo interessante anche quell'8% che ovviamente rispetto ai partecipanti del nostro webinar potrebbero non essere tante persone, ma su una scala un po' più grande rappresenta un sacco di aziende che in questo momento è assolutamente non protetta. Pensiamo, ne parlavamo qualche tempo fa con Francesco, il mondo del manufacturing. In Italia, grazie anche all'avvento dell'industria 4.0, abbiamo una serie di aziende prive di una cultura storica IT e anche
a volte della struttura interna che se ne occupa, che ha iniziato a informatizzare sempre di più le linee di produzione, ma senza appunto i giusti strumenti per la sicurezza, le risorse, le competenze, i team, quello che vogliamo, è facilmente esposta a dei problemi molto seri. Perché seri? Perché il loro core business può essere facilmente bloccato da un attacco, a volte anche banale. Quindi da questo punto di vista sono dati sicuramente interessanti. Non so cosa ne pensate voi. Sì, Walter, anche il 25% del campione che si sta già rivolgendo all'esterno, quindi lì poi il tema che oggi magari non abbiamo inserito in un po', il tema comincia a diventare: mi rivolgo all'esterno per fare cosa e come mi posso integrare con l'interno. Cioè poi diventa, come per esempio l'esternalizzazione anche dei servizi applicativi, il cloud, il tema importante diventa cosa mi offre il mio fornitore e come io riesco a essere in sinergia con lui. Assolutamente, beh, poi è sicuramente interessante che oltre il 50% di chi ha risposto comunque al soccolo ad un fornitore esterno, quindi significa che effettivamente l'esigenza sta diventando sempre più importante. Ovviamente i fornitori si stanno sempre più specializzando sulla fornitura di, appunto, di servizi di trattanti 24 ore su 24, anche perché i SOC aziendali spesso non sono 24 ore su 24, quindi anche questo è una considerazione da fare e capire effettivamente se ha senso mantenere un SOC o se aggiungere al SOC interno, perché spesso SOC interno non fa tre tanti, ma è un SOC che fa tante cose tra cui tre tanti, e quindi magari associare al SOC che io ho già in piedi all'interno dell'azienda un servizio di tre tanti, infatti da esperti 24 su 24, appunto, come complemento, come oggetto in più da avere per mantenere la sicurezza della mia infrastruttura. Sì, perché il threat hunting non solo è una bella espressione da usare, perché è carino proprio come espressione, ma incomincia a diventare, o perlomeno dovrebbe già essere, un elemento chiave, perché, come dicevamo prima, il costo della cyber security incomincia a diventare un costo della capacità di trovare l'attacco velocemente e poi estromettere l'attaccante altrettanto velocemente. Abbiamo visto nella cronaca dell'informatica delle timeline di attacchi che sono durate settimane, in cui gli attaccanti all'interno delle reti hanno fatto veramente di tutto di più, che sarebbe quasi divertente se non fosse drammatico. Rapidità, e Sophos ha un servizio per questo. Sì, assolutamente. Beh, diciamo che se il cliente è un cliente MTR, di questo servizio non ne avrà mai bisogno, perché questo è un servizio che va bene per quelle aziende che sono sotto attacco e non sanno come uscirne. Quindi se è un servizio MTR, ovviamente il mio team ha fatto già tutto quello che doveva fare per bonificare la situazione ben prima che si palesasse un incidente serio. Questo servizio, come vedete un po' dall'immagine, è un servizio di vigili del fuoco, cioè ho l'incendio, sono sotto attacco, non so come uscire dall'attacco e quindi chiamo Sophos per fare questa attività di bonifica e buttare fuori il cattivo e ripristinare, tra virgolette, una situazione pulita. La particolarità di questo servizio è che appunto è un servizio fatto su aziende che sono sotto attacco, quindi sono in un momento di difficoltà, e la particolarità è che anche questo ovviamente lavora 24 ore su 24, e nel momento in cui viene ingaggiato c'è un punto, diciamo, viene dato un contatto che gestirà l'incidente fino alla sua conclusione. Il costo, come che tra l'altro anche il costo dell'MTR, non l'ho detto prima, è legato solo al numero di postazioni e non alla quantità di tempo speso, anche questo lavora nello stesso modo, cioè un costo è fisso, il costo è legato al numero di endpoint che dobbiamo andare a gestire, quindi il numero di endpoint dell'azienda, e il costo prevede il fatto che bonifico l'ambiente e poi lo tengo sotto controllo per 45 giorni, perché spesso dopo il primo attacco gli attaccanti ritenteranno più volte di entrare finché poi non rinunceranno, e abbiamo visto che mediamente ci riprovano per qualche settimana, quindi 45 giorni sono sicuramente diciamo un tempo decisamente utile per evitare poi di rincapparci. Durante questo tipo di servizio fanno anche quello che viene chiamato rapid deployment, perché ovviamente se il cliente ha già Sophos, quello che deve essere messo su è soltanto l'agente, diciamo, che consente al SOC di intervenire. Se invece il cliente non ha Sophos, gli viene sostituito l'antivirus per questi 45 giorni con l'antivirus di Sophos, perché attraverso questo il mio team è capace ed riesce a fare la bonifica vera e propria dell'ambiente. Interveniamo molto rapidamente nel momento in cui viene contattato il nostro servizio, entro qualche ora
interveniamo direttamente sul cliente e entro 48 ore generalmente abbiamo già iniziato a buttare fuori completamente l'attaccante dall'infrastruttura del cliente. E il processo è veramente semplice: nel momento in cui il cliente è sotto attacco e ci chiama, c'è subito una prima call con i nostri specialisti che recuperano un po' di informazioni e fanno, e ovviamente danno l'offerta al cliente. Tra l'altro il cliente basta che accetti l'offerta via email senza bisogno di mandarci direttamente l'ordine, perché ovviamente sappiamo che il processo dell'ordine potrebbe essere abbastanza lungo e di conseguenza ogni secondo che perdiamo potrebbe essere un danno superiore da dover gestire. Appena il cliente dà l'ok, si parte subito con il triage, quindi la parte di analisi da parte dei miei analisti, e iniziano subito a fare tutta la parte di contenerizzazione, cioè di blocco della minaccia e neutralizzazione della minaccia. Alla fine di tutto questo processo, quando tutto è bonificato, nel giro di qualche, normalmente una settimana, 10 giorni, diamo anche il report dettagliato di tutto quello che abbiamo visto, di tutto quello che è successo, e facciamo anche l'analisi, torniamo un po' indietro nel tempo per vedere da dove era partita la minaccia e dare quindi tutto il dettaglio di quello che è stato l'incidente. Anche in questo caso vi racconto un caso, anche questo caso reale che è avvenuto, che trovate anche questo sul nostro sito, che è un caso dove è stato ingaggiato il nostro team di Rapid Response. Quindi in questo caso questo cliente non aveva l'MTR, ma era un cliente Sophos, che ha poi portato questo cliente a usufruire di questo particolare servizio. E qui, come vedrete, i tempi sono decisamente diversi rispetto a quello dell'MTR, perché ovviamente noi abbiamo iniziato a lavorare quando il cliente si è accorto di essere sotto attacco, e l'attacco era partito da quando ci hanno chiamato qualche giorno prima. E fondamentalmente, ovviamente quello che vi sto raccontando adesso lo sappiamo perché abbiamo fatto anche tutta l'analisi, il cliente fondamentalmente è stato attaccato perché aveva esposto via RDP una macchina in internet, e qualcuno era riuscito ad entrare all'interno di questa macchina facendo escalation dei privilegi, era riuscito sostanzialmente ad accedere alla rete del target, alla rete del cliente. Quello che è successo è che dopo che hanno trovato il punto di accesso, per qualche giorno non hanno fatto assolutamente niente, sono stati a guardare semplicemente come era fatta l'infrastruttura del cliente, cioè hanno recuperato fondamentalmente le informazioni che gli servivano per portare avanti questo tipo di attacco. Quello che è successo, con meno da notare, anche il giorno in cui è successo, la domenica, quindi loro sono entrati all'interno dell'azienda il martedì, e la domenica hanno posizionato un ransomware su 700 macchine, chiedendo 15 milioni di riscatto. Fondamentalmente hanno posizionato il ransomware, l'hanno fatto partire. Nel momento in cui l'hanno fatto partire, questo cliente aveva la nostra soluzione InterceptX. InterceptX ha dentro un modulo specifico per il blocco del processo di cifratura, quindi nel giro di pochi secondi questo cliente ha avuto 700 allerte che dicevano che aveva 700 macchine che stavano tentando di cifrare il disco delle macchine. E abbiamo visto che avrebbero chiesto 15 milioni di dollari semplicemente perché su tutte le macchine c'era il file della richiesta di riscatto. A questo punto ovviamente il cliente, molto preoccupato, ha chiamato Sophos e ha chiesto l'intervento del team Rapid Response. Il team di Rapid Response subito è intervenuto, ha identificato appunto l'attacco, il punto d'ingresso, l'account che è stato utilizzato per entrare, l'ha disabilitato, i tool che hanno utilizzato per distribuire il ransomware li sono stati tutti bonificati e tolti. Spesso utilizzano tool come Cobalt Strike piuttosto che oggetti che si usano normalmente per fare penetration test. Tra l'altro nel giorno successivo l'attaccante ha riprovato ad entrare con ulteriori altri attacchi utilizzando altri account che aveva, anche questi sono stati bloccati e sono stati bonificati gli oggetti che sono stati messi. E nel giro di qualche giorno, lo vedete qua, abbiamo ovviamente completamente rimosso ogni segnale di compromissione dall'interno dell'ambiente e abbiamo poi fornito il report di tutto quello che è successo e abbiamo spostato questo cliente dal team di Rapid Response al team MTR che
tenuto in carico per i restanti giorni, per arrivare ai 45 giorni di cui vi parlavo. Come vi dicevo, il costo di questo servizio non è legato a quanto tempo ci mettiamo, ma è legato fondamentalmente solo esclusivamente al numero di postazioni. Poi tutto il resto non interessa al cliente. Anche questo è un grandissimo vantaggio, perché non ho sorprese nel conto che poi mi viene fatto alla fine dell'intervento. Ovviamente avete visto che abbiamo diversi tipi di servizio, giusto per ricapitolare che cosa sono. Abbiamo Rapid Response, Vigili del Fuoco. MTR è lo strumento di Managed Threat Response che fa anche la bonifica, ma ha fondamentalmente bisogno del mio antivirus. Non posso prendere il servizio MTR senza l'antivirus di Sophos. Ma abbiamo anche l'offerta di quello che viene chiamato Managed Threat Detection, che è un'offerta per i clienti che non hanno Sophos. Quindi il mio SOC li può tenere d'occhio 24 ore su 24, ma ahimè in questo caso facciamo soltanto la notifica, non possiamo fare remediation. E anche qua il motivo è che il mio antivirus gli dà gli strumenti ai threat hunter per fare tutta la parte di bonifica, ma soprattutto non ci fidiamo di antivirus di terze parti per promettere un servizio con costo fisso, nel senso che se il cliente ha un antivirus che fa passare tutti i giorni tantissime minacce, io non mi posso prendere in carico a un costo fisso un cliente su cui la tecnologia di protezione non è efficace. Abbiamo il servizio con anche la remediation solo sul nostro, perché ci fidiamo fondamentalmente solo del nostro prodotto, in quanto sappiamo quali sono le tecnologie che ci sono dentro e la particolare efficacia che ha contro anche le minacce di tipo next generation. Questo è un prospetto molto veloce che vi dice un po' quello che vi ho raccontato adesso a parole. Lo vedete direttamente su questo schemino che vi dice appunto che il Managed Threat Response è quello che ha tutto tranne che il fatto che è compatibile con gli oggetti di terze parti. L'unico compatibile con oggetti di terze parti è il Managed Threat Detection, che però non ha alcune caratteristiche che sono quelle proprio di andare a pulire completamente il cliente a fronte di un'infezione. Beh, in ogni caso, comunque, poter utilizzare i servizi di Sophos anche non avendo tutte le tecnologie di Sophos aiuta, cioè può essere un modo per incominciare ad approcciarle. Grazie in particolare della storia della penetrazione in rete, perché è carina nel senso che è esemplare di quello che oggi può accadere, nel senso che un attaccante che entra utilizzando una vulnerabilità purtroppo notissima, perché che RDP possa essere una bellissima porta aperta sulle reti, è cosa che sappiamo da anni, ma pare che non sia così evidente. Un attaccante che entra in una rete, ci sta diversi giorni, si mette comodo, fa tutte le sue analisi dei sistemi e poi giustamente la domenica inizia il suo attacco. Tra le altre cose, in queste settimane è uscito un report del XIRT italiano, quindi non legato a vendor tecnologici ma proprio ai servizi di sicurezza nazionali, che ha fatto un'analisi delle vulnerabilità di alcuni siti esposti, alcuni server esposti della pubblica amministrazione, e ha trovato vulnerabilità non patchate del 2008, soprattutto intorno al periodo 2012. Ci sono sistemi della PA in questo caso, ma sappiamo benissimo che per le aziende non è tanto diverso, almeno per certi tipi di aziende, che datano da anni e stanno lì ad aspettare che qualcuno le sfrutti. Perché il problema è proprio quello, cioè non pensare che forse sarò attaccato o forse no. L'attacco prima o poi arriva, la differenza è nella capacità di affrontarlo e di difendersi, e quindi a questo punto giustamente, al di là di quello che diciamo noi, conta quello che dite voi. Cioè, di nuovo vi facciamo una domanda: esiste un piano di gestione di incidenti in sicurezza nella vostra azienda? Considerando che prima o poi qualcosa potrebbe succedere, avete messo in atto delle procedure direttamente o tramite fornitori esterni per difendervi? Quindi la parola la passo a voi. Nel frattempo un commentino da Michelangelo su questo tema che noi trattiamo in continuazione, ma che evidentemente non è abbastanza sentito. Vulnerabilità che stanno lì per millenni ad aspettare. Sì, è un qualcosa, diciamo, recentemente il fenomeno è esploso, però non è poi così recente. Io ricordo già 20 anni fa, quando iniziavano a girare i primi malware, quelli cattivi che buttavano giù le reti e i sistemi, i computer di aziende molto molto grosse qua in Italia, e quasi sempre si fondavano, diciamo, il
fondavano il loro funzionamento su delle vulnerabilità che in realtà erano arcinote, le patch erano già disponibili, quindi non si parlava di zero day, e non erano state applicate, perché magari le procedure di validazione interna all'azienda erano particolarmente lente, oppure perché le aziende aspettavano, che ne so, almeno 2-3 mesi, insomma, alla fine i problemi sono sempre gli stessi, e anche se le tecniche d'attacco poi evolvono, come giustamente diceva Francesco, con l'RDP ci hanno campato generazioni di organizzazioni criminali, quindi continuiamo in realtà a cadere sempre sulle cose più banali. I famosi attacchi, io dico sempre scherzando, alla Mr. Robot, dove vedi tecniche iper sofisticate, persone estremamente competenti, in realtà sono, penso, la punta dell'iceberg. La maggior parte sono perpetrate attraverso strumenti e tecniche, dicevamo, estremamente banali. Sì, la classica mail, clicca qui per vedere i gattini, funziona ancora benissimo. E giustamente molti gruppi cybercriminali continuano a usarle. Poi ci sono, ovviamente, a parte le battute, attacchi molto più sofisticati che diventa anche difficile gestire. Ma vediamo come è andato intanto il sondaggio. Oh, anche qui grande equilibrio, purtroppo sempre una quota importante di incertezza, ma una cosa la si vede subito, e quindi Michelangelo, un commento su questo: o il piano c'è o il piano non c'è, via sì, di mezzo non ce ne sono. Non è un fulmine a ciel sereno, ci aspettavamo questo, io anzi onestamente mi aspettavo che la risposta C fosse quella più gettonata, un po' perché vabbè, a volte il piano di sicurezza c'è e le persone non lo sanno, questo non è un caso che abbiamo messo il non so non risponde, però molto spesso il piano di sicurezza non c'è e viene definito quando scoppia l'incendio. Chiamiamo i pompieri, ad esempio Sophos Call Rapid Response, viene messa in sicurezza nuovamente l'azienda, e a quel punto si aprono un po' i cordoni della borsa e l'azienda si ricorda che deve investire non solo sugli strumenti e sul team della sicurezza, ma soprattutto deve iniziare a predisporre dei piani validi per tutte le stagioni. Come qualcuno direbbe, il piano di sicurezza va fatto a bocce ferme, non possiamo farlo quando siamo nel caos più totale. Quando c'è il caos si chiamano i pompieri. Walter, incomincia a diventare importante a questo punto rivolgersi a qualcuno che di piani di sicurezza se ne intende abbastanza, no? Cioè... Sì, assolutamente, ma poi è fondamentale prepararsi per tempo, a bocce ferme, come diceva poco fa, perché il problema fondamentale è che, ne abbiamo visti diversi, nel momento dell'incidente, quando sono proprio nel momento più critico, spesso... quello che vediamo è che gli amministratori IT, comunque il personale IT, magari fa degli errori esagerati e provoca quasi più danni con le azioni che vengono fatte che non con l'attacco che è in essere. Quindi diventa fondamentale riuscire a scrivere un piano che mi dice quando c'è un attacco di questo genere bisogna fare questa serie di operazioni. È un po' come quando facciamo le prove di evacuazione di un edificio. Se tutti sanno dove devono andare, probabilmente quando succederà veramente l'incidente tutti sanno cosa devono fare. Se nessuno ha mai fatto un'esercitazione, probabilmente si scatenerà il panico ed è probabile che i danni potrebbero essere superiori a quelli che provoca l'incendio di per sé, quindi è fondamentale. Ed ovvio che poi è fondamentale farsi aiutare da chi conosce e sa come fare questo tipo di piano, ovviamente. Come diceva per altre cose Guzzanti, c'è grossa crisi, dobbiamo affrontarla. Mi sembra chiaro che molte aziende hanno capito che per affrontarla devono andare all'esterno, i vendor si propongono. A questo punto però la domanda è, se il vendor si interfaccia sempre di più con l'utente finale, il sistema integrator deve assumere un altro ruolo, e quindi la domanda a Michelangelo, che ruolo vuoi? Se consideriamo il singolo servizio gestito, è chiaro che il sistema integrator non può più fare lo stesso lavoro di prima. Andando a parlare direttamente col cliente e operando sulla sua infrastruttura, il vendor di fatto va a coprire quell'ultimo miglio che era storicamente gestito dal system integrator locale. Noi però dobbiamo guardare allo scenario complessivo e cercare di esprimere, di concentrarci sulle aree dove possiamo esprimere valore e competenza. Servizi come quelli descritti da Walter, quindi l'MTR e Rapid Response, non annullano né sostituiscono una serie di attività preliminari e complementari, oserei dire, legate al mondo della sicurezza. Ad esempio,
il cliente dovrà continuare a proteggere la propria rete, i server, i servizi esposti, ma anche e soprattutto gli endpoint. Lo abbiamo visto ad esempio durante il periodo della pandemia, quanto è importante gestire questi strumenti che vanno al di fuori della nostra rete. Dovrà continuare ad assicurare la conformità alle normative vigenti, quelle di settore, ma anche al GDPR che tanto scombussolamento ha creato sul mercato, e dovrà anche e soprattutto continuare a formare gli utenti per assicurarsi che questi adottino dei comportamenti sicuri e non diventino dei vettori per gli attacchi più comuni. Come abbiamo visto, se qualcuno espone una macchina, un RDP su internet, crea una devastazione che nessuno strumento potrà coprire magicamente. In tal senso Partech offre un supporto che va ben oltre la mera fornitura, rivendita, installazione e configurazione di un prodotto di sicurezza. Sia chiaro, sono attività importanti che noi facciamo, ma devo ricordare ancora una volta che la sicurezza è un processo e non un prodotto, quindi richiede qualcosa di più. Il nostro Privacy and Compliance Competence Center aiuta e sta tuttora aiutando aziende private e pubbliche nel fare una serie di cose, nel gestire le attività come la conformità alle normative vigenti, l'adozione di best practice internazionali, pensiamo alla ISO 27001, piuttosto che la definizione di ruoli, competenze, responsabilità, la gestione del ciclo di vita delle identità digitali. Sul fronte tecnico e tecnologico poi ovviamente li aiutiamo a proteggere la rete, i server, gli endpoint, anche e soprattutto con tecnologie di Sophos. Noi siamo gold partner da tantissimi anni ormai, e li aiutiamo anche per esempio a applicare le migliori tecnologie per la gestione a norma, la conservazione, il trattamento degli audit di dati e di eventi. Quindi insomma, le cose da fare non mancano. C'è anche tutto il mondo del secure coding e del DevSecOps, dove stiamo lavorando già dall'inizio di quest'anno, e in questo settore i processi e le competenze hanno ancora un ruolo preponderante rispetto alla pura tecnologia. Quindi, come vedi Francesco, ci sono tantissime cose da fare, e io personalmente sono convinto che servizi come quelli descritti da Walter aiuteranno noi e i nostri clienti a dirottare risorse ed energie su ciò che conta davvero, anziché sprecare, tra virgolette, tempo sulle emergenze, sullo spegnimento degli incendi. Quindi possiamo preoccuparci molto di più, ad esempio, di fare tutte quelle azioni preventive a bocce ferme, continuo a dirlo, anziché reagire sempre alle continue emergenze e partire a sirene spiegate. C'è sicuramente tanto da fare, anche perché il panorama della cyber security cambia continuamente. Noi oggi abbiamo dato una fotografia di quello che sta succedendo adesso, poi tra un anno le cose magari saranno molto diverse, anche se sicuramente ci sono alcuni temi che rimangono costanti. Mi fa piacere che un paio di temi sono venuti fuori subito dalle domande che avete fatto, infatti passiamo a rispondere ai vostri quesiti. In particolare volevo partire da un concetto un po' non tanto tecnico, ma Maurizio sottolinea un problema e apre nel mio, sfonda una porta aperta come RDP nel mio caso. Il problema spesso di sicurezza non è tecnologico, ma è di cultura. Allora, il tema che usa Maurizio, il tema che pone Maurizio è quello del cosiddetto human firewall, no? Cioè, visto che il problema, come dice una sigla che adesso non mi ricordo, è tra la scrivania e la sedia, cosa possono fare aziende come Sophos da questo punto di vista, e cosa magari fate? Beh, sicuramente l'anello debole della sicurezza è l'utente, e alle volte anche l'amministratore IT se non sta attento a quello che fa. E di conseguenza diventa fondamentale spendere del tempo e delle risorse per la formazione. In questo senso Sophos ha una tecnologia che si chiama PhishThreat, per esempio, che è una tecnologia, è un simulatore di phishing che ha la possibilità di agganciare alle campagne di phishing anche delle campagne di formazione. Cioè, io testo la capacità dei miei utenti a riconoscere il phishing, perché spesso il phishing è la prima fase dell'attacco, per innalzare appunto il livello di sicurezza dell'utente, e lo testo con campagne simulate, e quando l'utente ci casca gli consiglio, comunque lo mando su dei training di formazione che permettono all'azienda di formare il proprio personale.
E ovviamente poi con le campagne posso anche controllare se la formazione ha avuto un buon effetto. Ovvio che poi, secondo me, è fondamentale anche per il reparto IT utilizzare gli strumenti che ci sono per verificare, per capire se ci sono certe vulnerabilità. Esistono dei siti molto buoni come Shodan, uno dei trattanti, che può essere utilizzato per capire se nella mia infrastruttura sto esponendo qualcosa che non va. Vi garantisco, ho guardato ieri sempre con Shodan quanti server Exchange con vulnerabilità aperta sono ancora pubblicati in internet, ne ho trovati 67.000, cioè stiamo parlando ancora di numeri enormi, quindi questo tipo di mestiere può essere fatto in modo abbastanza semplice anche dall'amministratore IT, assolutamente. Sì, c'è stato un periodo in cui si giocava tantissimo con Shodan per entrare nelle webcam dei negozi, webcam di sicurezza, il che è abbastanza ironico. E non solo dei negozi, aggiungerei. Purtroppo c'era veramente l'inferno. Io parlo solo dei negozi, non vorrei entrare in cose... Non vorresti lanciare dei suggerimenti involontari. No, assolutamente, non fatelo a casa. Human Firewall, anche per i sistemi integrati, è un problema. Assolutamente. Noi già 2 anni fa abbiamo lanciato, anzi 3 anni fa, mi correggo, abbiamo lanciato una nostra linea educational e il primo corso in assoluto che abbiamo rilasciato è stato quello denominato Misure Minime di Sicurezza Informatica, dedicato proprio agli impiegati. Ed è stato applicato con successo sia in aziende private ma anche in organizzazioni pubbliche, perché effettivamente molte volte gli utenti sono inconsapevoli vettori degli attacchi. Nessuno ha mai spiegato, magari agli utenti, fatemi dire, anche più maturi sul mondo del lavoro, che nessuno gli ha mai spiegato come proteggersi e come evitare certe situazioni. Per loro basta sapere che c'è l'antivirus funzionante e il gioco è fatto, ma in realtà no, non è così. Giustamente, come diceva la persona che ha fatto la domanda, si parla di human firewall. Qualunque strumento di tecnologia viene vanificato dall'utente inesperto o impreparato. Diciamo inesperto e impreparato. Un'altra domanda, non tecnicissima, ma importante, ce la fa Marco e... ci apre anche qui la porta verso un tema interessante. Uno dei motivi per cui non si fa patching, la domanda di Marco non è sul patching, ma la introduco io, è che è una roba complicata, rallenta le operazioni. Giustamente Marco ci chiede, nel momento in cui vengono nelle aziende si installano continuamente nuovi server, nuove macchine, varie configurazioni, sistemi eterogenei, quanto impatta poi l'implementazione delle soluzioni Sophos in questo caso, ma possiamo anche estendere il discorso, se vogliamo, sulle operation, perché poi alle operation oggi viene chiesto di essere veloci, elastiche, reattive, cosa che a volte fa pugno con la sicurezza. Ma diciamo che l'implementazione di un servizio, del servizio che abbiamo citato oggi, non ha grandi impatti sull'operation, semplicemente perché è un servizio, quindi è un servizio dove io posso delegare parte delle mie attività di operation al SOC di Sophos per la parte di threat hunting, quindi in realtà non complica la vita, anzi la semplifica, perché non mi dovrò più preoccupare dei segnali di compromissione perché ci sarà qualcun altro che si occupa al posto mio dei segnali di compromissione. Tra l'altro, per un cliente che ha già Sophos, aggiungere la componente di MTR è semplicemente un fleghettino che va abilitato sulla console, quindi in realtà non ci sono grandi impatti. Ovvio che l'antivirus comunque deve essere presente su tutte le macchine, ma questo ormai ci siamo abituati da parecchi anni, si spera, anche perché senza antivirus è molto probabile, cioè è proprio questione di probabilmente qualche giorno prima di essere attaccati. Altra domanda in parte collegata. Servizi come l'MTR possono essere applicati a processi che sono critici per le aziende ma che non sono poi strettamente sicurizzabili, diciamo così? Ma in realtà sì, nel senso che abbiamo avuto dei casi, abbiamo un cliente in particolare di cui non cito il nome perché non ho l'autorizzazione, che sta utilizzando il nostro servizio anche per controllare gli ambienti, quelli che vengono chiamati SCADA, dove non posso installarci l'antivirus. Il servizio MTR mi tiene sotto controllo se vado nella versione advanced tutti i prodotti di Sophos. Quindi cosa posso fare? Per esempio posso mettere un firewall di tramite verso ciò che non può essere, su cui non posso installare soluzioni di sicurezza, e avendo servizio MTR advanced il mio SOC tiene d'occhio il firewall e verifica se attraverso quell'oggetto sta passando comunicazione di attacco, e di conseguenza mi permette di reagire molto velocemente ad attacchi che arrivano anche su ambienti
su cui non posso installare un prodotto di sicurezza. Quindi si tratta soltanto di capire come strutturare la mia azienda per fare in modo di tenere sotto controllo anche ambienti che, su cui l'oggetto di sicurezza si fa un po' fatica ad installare. Un'altra domanda che va nello specifico del servizio è nel momento in cui arriviamo alla bonifica, Sophos deve avere accesso diretto ai sistemi o da sole indicazioni? No, abbiamo già accesso diretto ai sistemi perché il mio driver antivirus ha la possibilità di aprire un remote terminal direttamente sulle macchine. Quindi io posso andare, il mio SOC può andare a fare tutte le attività di bonifica anche puntuali, andando a fermare i servizi, pulendo file. Questo tipo di attività viene fatta. Ovviamente quello che non facciamo con questo servizio è quello che è di contorno alla parte di buttare fuori il cattivo. Mi spiego meglio. Se il cattivo è entrato perché non è stata applicata una patch, noi non applichiamo la patch a tutte le macchine, indicheremo che abbiamo buttato fuori il cattivo e che poi c'è da fare una serie di operazioni tra cui applicare la patch piuttosto che chiudere una certa porta sul firewall, piuttosto che fare azioni di contorno. Ed è proprio qui che ovviamente è molto utile avere un partner o un SOC del cliente che recepisce le informazioni in più che vengono date dagli esperti di threat hunting e che le applica direttamente sulla propria infrastruttura. Noi sappiamo fare molto molto bene la parte di threat hunting, cioè di pulizia e di buttare fuori il cattivo dall'ambiente, ma le operazioni di contorno non le possiamo fare perché non conosciamo così bene l'infrastruttura del cliente, non sappiamo il perché magari una determinata patch non è stata applicata su determinate macchine, e da lì le deleghiamo a chi lo sa, che può essere il partner che ha il presidio piuttosto che il SOC del cliente stesso. Ecco, io chiuderei con due domande specifiche. Servizi con supporto in lingua italiana o solo inglese? In questo momento sono solo in inglese. Dico in questo momento perché in realtà abbiamo in piano di avere il supporto per l'MTR anche in tutte le lingue su cui abbiamo le filiali, tra cui per esempio l'Italia. Ovviamente in questo momento quello che stiamo facendo è un servizio che stiamo vendendo tantissimo anche in Italia, e quindi stiamo assumendo veramente tante persone nei nostri reparti, e quindi stiamo iniziando a assumere gente che parla più di una lingua, compreso anche l'italiano. Non vi so dire quando saremo pronti per erogarlo anche in italiano, però anche questo è un finto problema, nel senso che poiché arriviamo fino alla parte di remediation, l'inglese che serve per poter lavorare con noi è un inglese dove devo capire le notifiche che ti sto mandando e dove in realtà ho già fatto quasi tutto io, se non ho fatto tutto io. E poi ci sono sempre di mezzo comunque la possibilità di sfruttare le competenze di un partner come Partec, ad esempio, per fare da tramite e quindi delegare ancora di più tutta la parte anche di gestione della relazione con noi attraverso un partner che è skillato, che vi conosce, che sa come lavorate, che conosce bene la vostra infrastruttura e che sa parlare anche la vostra lingua, compreso anche di dialetti eventualmente. Giusto Michelangelo, come andiamo con i dialetti? Vuoi aggiungere qualcosa. Siamo poliglotti, in parte che abbiamo persone da tutta Italia, quindi con i dialetti siamo a postissimo. Perfetto. No, a parte gli scherzi, vuoi aggiungere qualcosa? Ah, assolutamente, confermo quanto detto da Walter. Noi assolutamente siamo in grado di aiutare il vendor a coprire quell'ultimo miglio per avvicinarsi sempre di più al cliente. E parlando di servizi complementari, noi siamo in grado di estendere un po' quello che avviene sul fronte della sicurezza. Partec offre da diversi anni quello che noi definiamo il Partec Control Center, che è nello specifico non un SOC, ma una control room remota, condivisa anche con altri clienti, che può operare in modalità 24x7 con SLA assolutamente personalizzati, che consente di andare a coprire ciò che riguarda la gestione, il controllo, l'assicurazione sul buon funzionamento di servizi mission critical che vanno oltre gli aspetti della sicurezza. Bene, chiudiamo con una domanda che ci viene da un ascoltatore non timido: quanto costa? Cioè, nel senso, esiste un listino pubblico? Esiste un listino che hanno i nostri partner, per cui per poter avere il costo basta semplicemente chiedere la quotazione al partner ed è molto veloce, proprio perché la quotazione, come dicevo prima, è fatta non per il numero di ore che impegneremo per risolvere i problemi, ma il numero di postazioni. Quindi basta semplicemente contattare il partner, dire quante postazioni si hanno e il prezzo vi viene dato molto velocemente.
Bene, assolutamente. Su questa nota diplomatica in cui Sophos passa la palla spiacevole a Partec, direi che possiamo chiudere ringraziando Walter, ringraziamo Michelangelo e ringraziamo ovviamente voi che ci avete seguiti e che siete stati particolarmente attivi. Quindi arrivederci a uno dei nostri prossimi webinar e buona giornata.